Bella a tutti ragazzi, io sono Zion e vi do il bentornati e sono stracontentissimo oggi perché finalmente posso portarvi un mio gameplay di Battlefield 4 sul canale YouTube. Esattamente, finalmente sono riuscito a registrare una delle mie primissime partite, che tra l'altro è andata anche molto bene, e appunto sono strafelice. Spero vi piaccia perché, giuro, mi sono divertito tanto, mi è andata veramente bene, lo vedrete fino alla fine, spero lo vedrete fino alla fine. E parliamo un attimo di come, diciamo, del mio inventario, no? Qui ho fatto un bordello, qui sono entrato, c'era un orge, un atto e bam! Qua, questa non moriva con la pistola. Comunque, come potete vedere, utilizzo una Ace 23 con esattamente il Coyote come mirino. Poi mirino laser, classico rosso, penso avrete tutti, il freno di bocca e l'impugnatura ergonomica. Avrei potuto fare dei leggeri cambiamenti in generale, però boh, mi sono trovato bene con questo, quindi non è che ci sono state tante smanettanze anche perché la partita stava per iniziare, non ho avuto niente tempo qui. Qui porca Eva, faccio solo assistenza, ho fatto più assistenza io che un fottuto call center. Comunque, dicevo, la partita stava per iniziare, quindi ho dovuto assolutamente sbrigarmi e non ho avuto proprio modo di settare ogni cosa. Come vi dicevo, quindi, spero sia il primo di una lunga serie di gameplay che vi porto, perché è inutile che vi sto a dire Battlefield 4 è un giocone, ha i suoi difetti, per l'amor di Dio. E in questo video, purtroppo, fortunatamente, non li vediamo tutti, perché anche perché come vedrete non morirò molto, anzi le volte che muoio mi restano qui e riesco grazie a Dio a restare in vita dopo. Qua l'LVG, ah, ovviamente uso anche l'LVGM 320, che praticamente è un lanciagranate che praticamente può rimbalzare su muri e dopo un tot esplode, che è veramente fighissimo. Comunque dicevo, questo è un gioco che ha parecchi difetti e magari in un prossimo video ne elencheremo anche qualcuno che danno tanto fastidio e fanno sclerare. Comunque, dicevo, spero di riuscire a farne di più e mi piacerebbe farli in un determinato modo. Cioè, qui cazzo, qui mi servivano munizioni e questo bastardo non me le voleva dare. Comunque, mi piacerebbe farle dove voi mi dite magari l'arma da utilizzare, la classe da utilizzare, in questo momento sto utilizzando un medico, e mi dite, non so, un certo setup, quindi magari usare il cecchino, un'arma d'assalto, usare soltanto le pistole, cose del genere, io vi rilascerò il video mano a mano. Ovviamente, se avete richieste del genere, scrivetele nei commenti sotto. Sarebbe una bellissima iniziativa da fare, bastardo questo. Adesso mi ammazza. Comunque, sarebbe una bellissima iniziativa da fare. E mi piacerebbe che, anche se non ne abbiamo tantissimi iscritti, mi dite quale arma vorreste vedere. Mi farebbe veramente piacere iniziare a giocare in questo modo. Mamma mia, qui con un movimento di gambe pazzesco riesco a evitare che mi ammazzi da dietro. Anche con questo, bam. Quindi, come ho detto, è una serie che vorrei iniziare, non ha ancora un nome. E quindi se avete idee, tranquillamente datele. Qui mi ha ucciso un comunista praticamente, vabbè. E che altro? Spero che la clip vi piaccia. Ne avevo fatte altre prima di questa. Però ho preso quella, ovviamente dove sono andate meglio. Forse non avrà kill stra spettacolari. Farò anche qualche nabata. Non sono un pro, non sono assolutamente un pro, quindi, e non mi considero tale. Però credo che questo gameplay mi sia uscito abbastanza bene. Quindi se vi è piaciuto mi raccomando, commentate e mettete anche un like perché, boh, perché sì. Comunque, cercherò di non rendervelo troppo noioso. Mamma mia, lì, quando sono arrivato qui ho detto cazzo, adesso torno, faccio un bordello. Come vedete sono tornato, non c'era più nessuno lì, tranne uno che adesso uscirà. Oh, spoiler. Comunque, non è un commentary come i soliti, infatti non è che vi sto commentando più altro quello che sta succedendo. Sarebbe inutile, anche perché lo vedete da voi qui, porca Eva, c'era più gente lì che alle poste e stavo bloccando di tutti. Fantastico.
Come dicevo, questa è una mappa Operation Locker, ma una mappa strachiusa dove, io la rivedo molto in operazione metro del PT Battlefield 3, perché comunque è molto chiusa. Illumination, ma anche in conquista non è poi così grande, poi non esce mai fuori. Qui ho fatto un fail pazzesco. Ho fatto buchi praticamente. Ho bucato ancora di più quella prigione, vabbè. E praticamente ricorda molto Operazione Metro di Battlefield 3. Sono spazi chiusi, io lo adoro, perché devo ammetterlo, le mappe di Battlefield sono belle, sì, però sono veramente giganti, tant'è che io faccio per lo più Domination, perché comunque sono spazi ristretti. Provengo da appunto giochi come Combat Arms, che probabilmente molti di voi conoscono, non conoscono comunque. Un FPS di non tante pretese. Quindi io mi diverto un sacco a fare. Qui mi prende la dito e sono stato sfortunatissimo a non morire. Mi diverto a fare mappe piccole comunque. Quindi non importa comunque se avete richieste per una determinata mappa, una determinata, non so, modalità tipo conquista, Large Conquest o Team Deathmatch, qualsiasi cosa. Farò qualsiasi cosa mi direte di fare, quindi non vi preoccupate. Come dicevo, se posso darmi un consiglio, soprattutto per mappe come Domination, Squad Deathmatch, Team Deathmatch, l'LVG è una di quelle armi in più che potete avere da medico, perché è davvero pazzesca. Qui non ho fatto poi così tante kill con l'LVG, ma vi assicuro che far sbattere l'esplosivo sui muri e rendersi conto, cioè, di come rimbalzerà e di dove andrà, giuro che è una delle cose più assurde che c'è. Qui ho forse, se avete stoppato il video, se avete voluto stoppare il video, avete visto quanto sto facendo. Infatti vi dicevo all'inizio che sono andato molto bene e il game è quasi finito. Comunque, diciamo che spero di avervi, tra virgolette, divertito, e spero che questa cosa prenderà piede, perché sinceramente Battlefield è molto divertente e io mi diverto a giocarlo. Quindi vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate, fatemi sapere di altri loadout che volete fare o che volete vedere, e per il resto ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi. See ya!